del futuro, cessata ogni guerra con quella delle corporazioni, tutta l'umanità è pianificata da un sistema retto dalle indicazioni di un cervello elettronico e dai direttori corporativi. L'esecutivo, pago di guidare politica ed economia, offre ai cittadini ogni mezzo di sussistenza e di svago. Esiste persino un gioco, il Rollerball, che è drammatico e violento, ha lo scopo di incanalare negli stadi le potenziali energie degli individui. Popolarissimo campione mondiale di questo gioco è Jonathan, che, capitano della squadra di Houston, si appresta nel decimo anno della carriera ad affrontare le squadre del Madrid, di Tokyo e di Nuova York. La sua fama, tuttavia, e la sua tendenza all'indagine, nonché alla riflessione personale, è pericolosa per il sistema e per conseguenza l'esecutivo gli fa pervenire l'ordine di ritirarsi solennemente dopo la prima delle tre partite decisive. Jonathan, al quale hanno tolto la prima moglie e hanno successivamente fornito bambole addomesticate per condizionarlo, si ribella e, vincendo le mortali trappole di Tokyo e di New York, dà il segno del risveglio delle personalità. Il film è una parabola fin troppo scoperta e narrativamente manca di trovate che corrispondano maggiormente alle necessità di variazioni proprio di una pellicola tanto lunga. Ciò nonostante, l'aspetto spettacolare culminante è quello delle sequenze di un gioco inventato per l'esibizione di violenze legalizzate. Il regista se n'è servito con intelligenza, mescolando immagini e suoni in modo da rendere con efficacia lo scatenarsi degli istinti dei giocatori e della folla. L'apologo non è nuovo, denuncia la scomparsa delle guerre, la canalizzazione della violenza, la spersonalizzazione dell'individuo. L'invito che ne consegue, la riaffermazione delle singole personalità come molla essenziale del progresso dell'umanità, è senz'altro accettabile e sentito in una società sempre più massificata. Le scene di violenza però sono molto crude. È possibile che lo spettatore troppo giovane le riviva interiormente per l'eccesso di agonismo e non per il loro valore simbolico. La regia è di Norman Jewison, il genere dramma fantascientifico, con James Caan, John Houseman, Maude Adams, John Beck. Origine Stati Uniti, 1975, 125 minuti. Signori, e con questo vi auguro una buona serata e una buona visione con Rollerball.